Beh, allora siamo subito entrate in uno spirito scoppiettante con Marianna. Questo è poco ma sicuro, questa è la cosa importante della vita, devi godertela, no? Assolutamente sì. Tu sei una delle protagoniste di questo... Ma tu di che segno sei? Tu di che segno sei? Raccontaci un po' il tuo personaggio. Allora, il mio personaggio è un po' questa ragazza ingenua che si trova con questi due, diciamo... amici, no? Che giustamente mi vogliono altro di me, no? Quello che tutti gli uomini sempre vogliono delle donne, quindi diciamo che mi vogliono conquistare. E niente, insomma, il mio primo film, sono molto, ma molto onorata di lavorare con loro, con Pia Medeo, Gigi Proietti, insomma, con Boldi, soprattutto con Neri Parenti che mi ha dato anche l'opportunità, no? Così, un'occasione fantastica che comunque... tutte le ragazze sognerebbero. Quindi se ti sei trovata bene suppongo che perché non magari non andare avanti? Ovvio, poi magari adesso arrivano altre nuove proposte, quindi... Tu ci credi nell'oroscopo, visto che insomma... Tanto io ci credo nell'oroscopo, cioè nell'universo, sono una che fa meditazione, quindi... L'esperienza a Pechino Express come due cose pazzesche. Sì, due cose pazzesche, giustamente, perché Pechino Express mi ha lasciato tanto, sai. È un programma che deve avere tanta forza mentale, psicologica, corporale. Quindi è un programma molto ma molto forte e mi ha lasciato tanto. Cioè io mi sono goduta, ho vissuto quel programma al 1000%. Veramente, ho dato tutto a me stessa, ero lì per una gara, basta. Quindi... diciamo che ero un po' sfigata, un po' sfigation avevo sempre con l'handicap e queste cose, però è andata molto bene, poi alla fine sono molto felice. E l'ultimissima domanda invece è un po' più peperina, un po' più fastidiosa. Tu hai un cognome che in Italia era già famoso, no? Ma ti dà fastidio quando ti accostano in qualche modo, ti paragonano a Belen, così? Guarda, in questo momento della mia vita non mi fa più né freddo né caldo. Giustamente un cognome che in Latin America è molto diffuso, cioè come qua Rossi, capito? Quindi io che ci posso fare se ho questo cognome? Io non ci posso fare niente. Che cosa devo dirle? Il mio padre deve cambiare da cognome? Non posso farlo. E mi dispiace per gli altri, però. Questo è quello che c'è. Progetti per il futuro? Sono segreti che non si possono svelare. E allora ragazzi, seguiamo Marianna, intanto andiamo a vedere ovviamente Ma tu di che segno sei dall'11 dicembre al cinema, perfetto per Natale. Giustamente, io vi auguro un buon Natale a tutti e vi invito questo 11 di dicembre a vedere Ma tu di che segno sei? E il tuo segno è? Pesci. Vi mando un bacione gigantesco e un saluto a tutti gli amici di Fanguin.